Benvenuti a una nuova puntata, a una nuova stagione di Pallovale, il rugby in Abruzzo e non solo il campionato di rugby di eccellenza e orfano dell'Aquila Rugby Club ma noi la ritroviamo insieme alla Gran Sasso nel campionato di Serie A che seguiremo con le interviste a caldo e le immagini delle partite seguiremo anche il campionato di Serie B con Paganica e Avezzano e scenderemo anche di un gradino per i campionati di C1 dove militano le squadre di Abruzzo Rugby, Sambuceto e Polisportiva L'Aquila Rugby. In particolare per quanto riguarda Polisportiva e Sambuceto, seguiremo i risultati del settore giovanile in tutti i campionati eh, nazionali. Seguiremo anche le Belve Nero Verdi, formazione che disputa il campionato di Serie A di rugby a 15 femminile è vero punto di riferimento per tutto il movimento del rugby rosa in Abruzzo e saremo con voi anche negli impianti sportivi per valutare insieme lo stato dei fatti dopo tutti questi anni dall'evento sismico del 2009. Mi raccomando rimanete con noi. Vi lascio alle interviste e alle immagini dell'Aquila Rugby Club Capitolina. Inizia con il piede giusto il campionato nazionale di Serie A per l'Aquila Rugby Club che di fronte al numeroso pubblico del Fattori esordisce nella fase territoriale Girone 4 con una vittoria per 36 a 12 sull'UR Capitolina, una delle squadre più accreditate del Girone. Parte subito bene il 15 di Troiani e Rotilio che va in meta dopo il primo giro di orologio grazie al buco creato da Nicolò Speranza nella difesa avversaria. La giovane apertura Filippo Di Marco trasforma Reagisce immediatamente la capitolina che trova il pareggio con la marcatura di Alessandro Iacolucci. L'Aquila subisce la pressione dei romani, ma nella seconda parte del primo tempo tenta e riesce nell'allungo. Al ventisettesimo è il tallonatore Nicola Rettagliata, tra i migliori in campo, a schiacciare tra i pali. Seguito dal capitano Alessandro Cialone, tre minuti più tardi. L'unico calcio piazzato della gara, messo a segno da Di Marco, manda le squadre negli spogliatoi sul 24 a 7. Nel secondo tempo la partita scende vistosamente di ritmo, ma l'Aquila continua a difendere bene, respingendo i tentativi di rimonta nella capitolina. Dopo nove minuti, una bella azione del pack Nero Verde porta alla quarta meta, quella del bonus offensivo, firmata da Luciano Montivero. Nella parte centrale della ripresa, la capitolina va all'assalto, ma i Nero Verdi tengono bene sui punti d'incontro. Il finale vede l'Aquila in inferiorità numerica, per due gialli prima a Cerone e poi a Gentile, ma comunque a segno con la quinta meta di Giorgio Arbolini, che si invola dopo uno splendido intercetto. Nell'ultima azione arriva anche la seconda meta della Capitolina, con Stefano Bitonte. Prima della partita, il 15 Nero Verde ha indossato la t-shirt Il Fatto Non Sussiste, 6 aprile 2009, il ricordo di Ciccio Sebastiani e di tutte le vittime del terremoto ed in seguito alla sentenza nel processo Grandi Rischi bis è messa a venire discorso all'Aquila. In mattinata, invece, il concentramento regionale, organizzato dal Comitato FIR regionale, in collaborazione con Rugby Experience, ha visto la partecipazione di circa 250 bambini e bambine nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Hanno partecipato al concentramento le società Arnold di Roma, Avezzano e Polisportiva L'Aquila. Per Paolo Rotiglio un esordio felice per l'Aquila Rugby Club. Ma in generale, che campionato sarà questo? Beh, questo per noi sarà una grande occasione per. Cambiare un po' questo trend negativo che ha avuto tecnicamente l'Aquila Rugby in termini di risultati e invertire un pochino la tendenza, quindi, un po' prendere una rincorsa tecnica per poter far crescere determinati giocatori, consolidare alcuni che già hanno dimostrato abbondantemente e poter ehm, cercare una scalata importante agli obiettivi più alti. Un campionato diverso comunque da quello di eccellenza, qual è la media anche delle altre squadre? Ma comunque la media in, in termini di età parliamo, in termini di età non, non sono giovanissime le altre squadre. L'Aquila è un po' la squadra, un po' la, la mosca bianca perché veramente ci sono tantissimi ragazzi che hanno accettato questa scom scommessa. E comunque sarà un campionato dove si giocheranno molti più palloni in attacco, quindi anche i giocatori avranno modo di, di accumulare un vissuto importante per la loro crescita, prima individuale e poi di squadra. Le altre squadre, ecco, ci sono, io comunque è un campionato che conosco abbastanza, ci sono realtà molto consolidate, squadre che giocano già a memoria, vecchie volpi che scendono dalla top ten a trovare fortuna. Insomma c'è un po' di tutto, però eh, noi contiamo ecco, su questo grande entusiasmo dei ragazzi, per, eh, ma non solo per la domenica, per il lavoro di tutti i giorni, per i sacrifici di tutti i giorni per arrivare alla domenica preparati per la prestazione. Come ha detto Pierpaolo Rotilio conosce abbastanza bene questo campionato perché negli anni passati ha allenato, nello specifico già l'anno scorso, la Gran Sasso Rugby che quest'anno si confronterà con l'Aquila. Qual è la squadra ad oggi che preoccupa di più Pierpaolo Rotilio? Ma diciamo noi per nostra cultura lavoriamo molto su, sulla nostra di squadra, quindi ci, ci preoccupiamo poco del, degli altri. Adesso siamo talmente settati su, sulle tantissime cose che ci sono da fare, perché comunque c'è un messaggio nuovo da mandare ai ragazzi, c'è cioè da, da vedere a che punto sono i ragazzi nella preparazione tecnica, c'è cioè da gestire ancora qualche giocatore che è borderline dentro fuori la rosa, quindi diciamo che tecnicamente c'è da fare un grandissimo lavoro. Quindi tutto sommato poi quello che fanno gli altri ci interessa poco, siamo impegnatissimi su che, sulle tantissime cose che abbiamo da fare noi. Domenica scorsa che partita è stata? Ah, la partita di domenica è stato un po' lo specchio del, di questa prestagione, cioè eh, qualche problemino in campo dovuto forse all'emozione, però grande voglia di risolvere tutti insieme, grande voglia di fare e poi quando tutti si prendono le responsabilità cioè, ci può essere anche l'errore se tutti siamo pronti a, a, ad affrontarlo e a risolverlo. Quindi diciamo una partita anche divertente perché comunque la squadra ha provato, ha preso in mano le redi nella partita e ha avuto quasi sempre il pallone, ha provato a giocare, errori ce ne sono stati però sempre affrontati con grande entusiasmo, grande dignità, grande forza per, per sistemare. Cosa va limato tecnicamente a questa squadra? Beh, non è una questione di, di limare, probabilmente... Ci vuole un po' più di tempo per creare un'amalgama, per diciamo, smussare un po' alcuni, alcune individualità, quindi ancora siamo in una fase dove l'individuo si deve mettere un po' a disposizione del movimento unico della squadra. Maurizio Zaffiri, cominciamo dai campi di rugby, buona notizia, finalmente l'Aquila torna alla vittoria, dopo eh, tutto questo tempo probabilmente ci sarà qualche eh, soddisfazione in più quest'anno per i tifosi Aquilani. Ma la soddisfazione è sicuramente quella di vedere un gruppo di ragazzi giovani che da Luglio ha deciso di lavorare duro e di giocare sicuramente una partita, quella di domenica, contro una delle squadre più accreditate del nostro girone e di fare bene, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo c'è stato un po' di calo, però contando che era la prima partita di campionato sicuramente un esordio positivo. Parliamo adesso delle vicestitudini che hanno visto coinvolto Maurizio come ex consigliere eh, federale. La vicenda in poche parole può essere riassunta così. C'è un fondo eh, di garanzia per gli atleti che subiscono degli infortuni gravi, quantificato mi pare per 5 euro ogni... Tesseramento, tesseramento e è stato messo in bilancio con tutti gli altri fondi della Feder Rugby. Qualcuno ha fatto un esposto, adesso c'è bisogno di un po' di chiarezza. Puoi raccontarci da addetto ai lavori? No, è toccato diciamo così, la parte più importante della discussione. C'è stato un esposto da parte di un dirigente eh, regbistico più che lecito ovviamente riguardo ha una dinamica, in particolar modo riguardo proprio alla strutturazione di questo fondo di solidarietà. La Procura del CONI ha aperto un'inchiesta e quindi benvengono le indagini, eh, sicuramente. Eh, il discorso è che è stato fatto un errore probabilmente nel 2007, nel momento in cui la Federazione ha, ha deciso di gestire eh, questo fondo di solidarietà che precedentemente era stato gestito dall'AIR dal 2000 al 2007. E in questo passaggio non è stato creato un fondo di accantonamento, ma bensì i soldi che provengono appunto eh, per il fondo di solidarietà sono stati inseriti nella gestione ordinaria della federazione. Questo però non significa che la federazione in questi anni ha devoluto, qualora fosse giusto, per i grandi infortuni, incentivi quantitativi, incenti somme, a sostegno proprio di, di quelle situazioni più estreme dove purtroppo eh, il rugby è stato assegnato duramente la, la vita di alcune persone. Il contributo era una tantum dal 2007 al 2012, con la presidenza Cavazzi è diventato un vero e proprio vitalizio mensile. E proprio a sostegno di famig delle famiglie di questi giocatori Siamo con Vincenzo Troiani, domenica scorsa l'esordio nel campionato di Serie A con l'Aquila Rugby Innanzitutto, qual è stata l'emozione di sedersi di nuovo su una panchina del Tommaso Fattori da padrone di casa? L'emozione è stata, l'avevo già detto in, in trasmissione, l'emozione è stata tanta perché erano vent'anni esatti che non, che non scendevo in panchina all'Aquila con l'Aquila e, e quindi per tutti è stata una bella giornata che ci ha regalato delle buone emozioni, prima, durante la partita e anche dopo la partita, visto il risultato e anche il comportamento che hanno avuto in campo i, i giocatori piccola pillola aneddotica vent'anni fa Vincenzo vinceva un campionato con l'Under 21 e l'Aquila Rugby, giusto? Sì, sì, abbiamo vinto prima il titolo vincemmo il titolo con l'Aquila Rugby con l'Under 21 e poi l'anno dopo a 29 anni sono seduto, mi sono seduto per la prima volta sulla panchina dell'Aquila dell Rugby ero un ragazzino, oggi ho un'esperienza diversa eh, e vedo le cose anche molto più serenamente quali sono le difficoltà di affrontare un campionato del genere con una squadra che ha un blasone, una società che ha un blasone leggermente superiore? Ma il blasone lascia il tempo che trova sul campo, devi batterti ogni momento. Anzi, quando vedono la maglia dell'Aquila probabilmente ci mettono anche, di più anche gli avversari. È una, società, è una squadra giovane, un gruppo, una società che ha una grande, un grande passato. Ma è un gruppo di giovani e va motivato per scendere in campo sempre per dare il massimo per questa città e per questa, per questa maglia. Entriamo un po' nello specifico della partita di domenica. Quali sono stati i punti di forza che hanno segnato la marcata superiorità, almeno nel punteggio, dell'Aquila sugli avversari? Ma non è stato solo nel punteggio perché abbiamo rivisto la partita, gli avversari non ci hanno mai messo in difficoltà, hanno segnato due mete per due nostre grandi ingenuità e questo è un aspetto che da una parte è positivo, nel senso che il nostro sistema difensivo, il nostro sistema di gioco difensivo funziona e ha funzionato, almeno per la Capitolina ha funzionato abbastanza bene. E gli aspetti positivi sono stati la capacità e la voglia di muoversi in mezzo al campo per muovere il pallone. Pensiamo che il pubblico dell'Aquila, nonostante possa non essere il campionato d'eccellenza, merita una squadra che provi a divertire e a far divertire le persone che assistono alla partita. Questa è la nostra filosofia di gioco. L'anno scorso, infatti, il pubblico è stato un po' una nota dolente per, per l'Aquila Rugby. In pochi sono venuti allo stadio, almeno Qui all'Aquila ci si ricorda di ben altri fasti, quindi magari è col bel gioco che voi pensate di riportare le persone allo stadio. Ma, eh, la, nostra, la nostra mission è quella di riavvicinare una città a uno sport. Eh, non siamo eh, quelli dello scorso anno, eh, non, non dico nulla di quello che è successo nell'anno precedente, dico solamente che... Eh, noi ce, ce la mettiamo tutta, ci mettiamo la faccia, ce la mettiamo tutta per far sì che le persone che vengono ad assistere alla partita trovino eh, due ore di serenità e un punto di riferimento la domenica pomeriggio al campo, al campo sportivo. Per noi è una ricostruzione sociale questo perché intendiamo eh, dare alla città un riferimento, è quello sportivo e quello, quello regbistico e con questo spirito andiamo in campo. Domenica abbiamo trovato poche difficoltà e è andata bene, probabilmente troveremo anche squadre più agguerrite che ci metteranno in difficoltà, l'importante è che ci mettiamo sempre la faccia e ci battiamo sempre con la stessa voglia che ci abbiamo messo domenica. Dopo esperienze di altissimo livello, soprattutto nella Pro 12, quali sono le differenze e quali sono i punti di continuità che puoi notare tra questo rugby e quello appunto che giocano la Benetton o le Zebre? Sono due sport diversi, te lo dico. Non è, non è, sono due sport diversi. Quello che però eh, sto cercando di riportare ai nostri, alla nostra squadra è l'intensità e la velocità. A quel livello le differenze le hanno fatte sempre grosse accelerazioni e un'intensità molto elevata. Questo è il nostro modo di allenarci e questo è quello che in piccolo la domenica riusciamo comunque a vederlo. C'è una squadra che ha un'intensità e una velocità superiore agli altri. Questo è perché ritengo che l'esperienza Celtic mi abbia portato questo modo di trasmettere questo sport. Come si può lavorare su un gruppo di adulti sostanzialmente, anche se molto giovani, eh, sull'aspetto fisico e portarlo a un livello superiore appunto per colmare un gap che poi la serie A anche con l'eccellenza. Ma devo ringraziare il lavoro, non a casa abbiamo preso, eh, oltre Maurizio Zaffiri che è il preparatore fisico, c'è una specialista che è Concetta Milanese che sono anni ormai che lavora con il rugby e soprattutto con i giovani del rugby. E proprio perché la nostra idea è, siccome abbiamo una scuola giovane abbiamo bisogno di specialisti che sappiano lavorare con i giovani e sappiano stimolare i giovani a lavorare, a lavorare bene. Un grosso lavoro lo stiamo facendo anche mentale grazie a, al sostegno di un mental coach che aiuta i ragazzi a, a lavorare su obiettivi sempre più elevati. E stiamo facendo un percorso perché riteniamo che a volte eh, sfruttiamo poco eh, il nostro potenziale mentale e anche attraverso questo, questo lavoro stiamo raggiungendo dei buoni risultati. Ultima nota, ultima domanda che si fa magari a inizio stagione, è soddisfatto dell'impiantistica, secondo lei è adeguata al livello di, di, di allenamento che, che richiedete? Eh, questo campo è fantastico, se poi mi dici il resto penso che intorno a questo campo non ci sia nulla. Mancano gli spogliatoi, abbiamo la fortuna di avere l'impianto Isaia di Cesare che, qua accanto a noi che ci permettono di spogliare e, e che ci permettono all'interno dello spogliatoio anche di fare delle riunioni. Ci manca un, un po' l'organizzazione intorno che eh, speriamo si possa concludere con... Eh, con l'andare avanti della nostra stagione. Abbiamo ricavato una palestra qui sul campo con una tensa struttura e per noi il fondamentale ce l'abbiamo, cioè lavorare in palestra e lavorare sul campo ce l'abbiamo. Certo se l'impiantistica fosse migliorata così come da progetto sarebbe ancora un passo avanti per la nostra, per la nostra squadra. Alessandro Cialone una prima che è andata molto bene. Sì, è andata bene, siamo soddisfatti, e abbiamo espresso a tratti un buon gioco, e siamo andati in difficoltà in alcuni tratti della partita, però diciamo, un po' ce l'aspettavamo perché insomma, le prime uscite purtroppo rivelano anche queste, queste difficoltà e lavoriamo duro per il proseguo del campionato. Un campionato che tu conosci, che tu hai già avuto modo di vincere, qual è la differenza con l'eccellenza? Sì, un campionato che comunque è cambiato molto rispetto a quello che facemmo noi due anni fa e è un campionato territoriale quindi insomma eh, è vero che lo conosciamo però è basato su altri principi e di conseguenza incontriamo squadre nuove, squadre diverse che sicuramente ci metteranno in difficoltà cercheranno di metterci in difficoltà in ogni occasione e sta a noi ovviamente giocare sempre al massimo delle nostre possibilità, sempre al 100% per dimostrare che non è questa la categoria che ci appartiene. Senza dover fare paragoni con Mersè, Nicolai e poi Cutitta com'è lavorare con questo nuovo duo di allenatori? Ma è un altro clima sicuramente, un altro clima, un altro tipo di lavoro tecnico e insomma facciamo parlare il campo. Da capitano ti tocca la patata bollente notizia di oggi Ceccarelli ha deciso di prendere un'altra strada sportiva, come mai? Sì, è dura, è una notizia dura per tutti noi, per tutto il gruppo, Ceccarelli era diventato ormai un Aguilano Doc, erano sette anni che stava con noi e diciamo l'abbiamo cresciuto e lui è cresciuto insieme a noi, abbiamo condiviso tanti bei momenti, tanti momenti difficili. E... È sempre brutto quando un compagno ci lascia così e va via per, anche sicuramente per trovare di meglio, una strada migliore. Lui ha deciso, è stata una sua scelta a livello personale, ha trovato un lavoro diverso e quindi abbandona la strada. Dello sportivo per intraprendere un altro tipo di carriera. Io gli faccio un grande in bocca al lupo: lui è uno di quegli amici veri, uno di quelli che sul campo c'è sempre stato e era sempre pronto a darti una mano in ogni tipo di situazione. E ha fatto anche un sacco di mede, riuscirete a sostituirlo tecnicamente? Assolutamente, oltre il punto di vista umano, è una gravosissima perdita sotto il punto di vista tecnico perché lui. Era un numero 8 affermatissimo sicuramente in Serie A. e Era un buon numero 8 in eccellenza. Era, è un ottimo giocatore. Sarà dura trovare uno, un rimpiazzo alla sua altezza. Palmisano si torna all'Aquila. Una nuova stagione iniziata nel migliore dei modi. Come è andata la partita domenica? La partita è andata bene, e soprattutto dal punto di vista dell'entusiasmo. Comunque abbiamo dimostrato. Penso alla città e a chiunque è venuto allo stadio che come gruppo stiamo lavorando bene. Ovviamente dal punto di vista tecnico e organizzativo ci sono tecnici che analizzeranno e ci diranno cosa abbiamo sbagliato. Io penso la cosa più importante sia appunto l'entusiasmo e la voglia che abbiamo dimostrato di avere. Non è il tuo primo campionato di Serie A, cosa ci puoi dire di questa categoria? Credo che sia una categoria molto particolare, eh, sicuramente non è eh, paragonabile all'eccellenza per tanti aspetti, ma per molti altri credo sia altrettanto eh, complicata diciamo, per, per tanti aspetti. Sicuramente comunque molto molto eh, stimolante diciamo, partita per partita. C'è qualche risultato che ti ha un po' sorpreso dopo questa prima giornata di campionato? Sinceramente non mi lascio sorprendere dai, dai punteggi, credo che ogni partita abbia una storia a sé, e credo sia molto affrettato, soprattutto essendo la prima partita, farsi un'idea rispetto ai punteggi eh, che abbiamo visto. Quindi per il momento insomma, non, non c'è stato nessun punteggio che credo possa essere effettivamente scioccante, quindi bisogna aspettare. Parliamo un po' della rosa dell'Aquila Rugby Club una rosa molto giovane ma che cosa ne pensi? Credo che il... sì è un dato di fatto diciamo l'età anagrafica del, della squadra è relativamente bassa sicuramente c'è qualcuno un po' più grande che eh, credo dia il giusto equilibrio a questa età media molto molto giovane ma sicuramente avendo un'età così così bassa eh, è più facile insomma, lavorare come gruppo e stare dietro a dei tecnici che richiedono molto, molto impegno da parte di ognuno di noi.